Allora, precisando che ovviamente se questo è un segnale in termini potenziale, questo e questo sono identici segnali e anche se lo rovesciate di segno, diciamo, è lo stesso perché poi in concreto, cioè, convertire un segnale positivo e negativo non è che ci voglia niente. L'importante è che manteniate la forma del segnale inalterata. Allora, detto questo, consideriamo di avere un segnale che arriva all'ingresso qui, una differenza di potenziale tra 1 e 2, che prima è, diciamo, vabbè, lo prendo in valore assoluto, scusatemi, eh. La prima è positiva, cioè prima c'è un certo potenziale che mi tiene questa a un valore negativo rispetto alla griglia e poi si azzera. Quindi qui c'è un valore in termini di energia potenziale della griglia. Poi improvvisamente mi si azzera. Questo per via del segnale in ingresso. Questo non sarà granché rispetto a quello che noi vogliamo ottenere in uscita. Allora, vediamo quello che succede prima e dopo questo istante qui, questo è il tempo. Prima noi abbiamo sostanzialmente che la nostra griglia produce una barriera di questo tipo e quindi gli elettroni non passano. E se gli elettroni non passano, praticamente questo è come se fosse una resistenza infinita, quindi diciamo il circuito che voi avete è un circuito che è equivalente a questo, questa è la batteria. C'è un'interruzione, poi qui c'è una resistenza tra i punti 3 e 4. Che differenza di potenziale avete? Zero, perché se non c'è passaggio di corrente ai capi di questa resistenza non c'è nessuna differenza di potenziale. Quindi in questo caso avete un segnale d'uscita tra questi due punti che è zero. Se invece il segnale d'uscita lo prendo da questo e questo punto, ho un segnale d'uscita che è praticamente uguale alla tensione della batteria VB, perché è come se tra questo punto e questo, diciamo tra questo punto e questo, c'è la tensione che avete tra i morsetti della batteria, dal momento che il circuito non si chiude, scusate, tra questo punto e questo per la precisione, ma se non c'è passaggio di corrente, anche questo punto ha lo stesso potenziale di questo fino a qui, praticamente il potenziale qui è lo stesso fino a questo punto e il potenziale qui è lo stesso fino a questo punto. Adesso che succede se invece il passaggio di corrente ce l'ho? Bene, per ottenere il passaggio di corrente si passa a questa nuova situazione, quando questo tira giù la barriera di potenziale, sostanzialmente, quindi questa viene portata giù, quindi gli elettroni passano beatamente senza nessun problema e quindi questo diventa sostanzialmente un cortocircuito, quindi qui via. Allora, se questo è un cortocircuito, la differenza di potenziale tra i punti 3 e 4 adesso è diventata quella della differenza di potenziale che avete ai capi della batteria sostanzialmente, a partire dalla resistenza interna della batteria, quindi di colpo sale. Se invece voi la guardate tra i punti 3 e 1, questa di colpo vi va a zero perché avete un cortocircuito. Quindi il vostro segnale lo potete formare come volete qui o qui. Se lo formate qui rispetto al segnale tra questo punto 1 e il punto 2 è invertito come segno. Se lo formate tra questo punto e questo ha lo stesso segno, come vi pare, di questo, ma vedete che viene seguito il comportamento del segnale. Perché amplificato? Perché questa differenza di potenziale è la differenza di potenziale ai capi della batteria. Non è necessariamente amplificato, ma voi ovviamente lo usate per amplificare. Se voi mettete una batteria piccola, non sarà amplificato. Se voi mettete la batteria grossa, sarà amplificato il segnale. Quindi voi ovviamente scegliete una differenza di potenziale massima che permetta l'amplificazione del segnale. Morale?
Io tra questi due punti applico un segnale che decide quanto, che sostanzialmente trasforma questo oggetto in una resistenza variabile. D'accordo? Questo è il simbolo delle resistenze variabili. Di solito le resistenze variabili vere le mettete quando dovete regolare un volume, per dire, quella manopolina che la girate e regolate. Beh, oggi i dispositivi sono tutti digitali, quindi non funziona più così. Quelli più vecchi erano una manopola che girate, di solito ogni volta che girate qualche manopola, quella aziona un affare di questo tipo. Aziona, cioè una resistenza, per dire, una bacchettina di grafite, che è un materiale che ha resistenza, non è il rame. E il secondo contatto, invece che farlo fisso qui, lo fate in un punto variabile che potete spostare. Quindi a seconda della maggiore o minore lunghezza di grafite che viene percorsa dalla corrente elettrica, avete una resistenza variabile. Ecco, questo è sostanzialmente il segnale che voi mandate ai capi di questi due, voi in ingresso, obbliga la valvola a comportarsi come una resistenza variabile. Se questo segnale rende questo punto molto negativo rispetto a questo, diciamo negativo rispetto a questo, un po' negativo rispetto a questo, gli elettroni non riescono più a passare e quindi questa resistenza la state rendendo piuttosto alta. Se questo segnale rende questo punto meno negativo rispetto a questo, gli elettroni passano facilmente e quindi questa diventa una resistenza trascurabile. In linea di massima, ricordate la barriera di potenziale, diciamo, se questo è il livello, qui ci sono gli elettroni al catodo che stanno aspettando, noi abbiamo una barriera di potenziale che fa così, che può essere tirata più su o più giù a seconda del potenziale che vado a mettere in questo punto. Diamo questo come zero di riferimento, questo punto qui lo diamo come lo zero di riferimento del potenziale, allora questo qui è sostanzialmente, questa è un'energia potenziale, quindi vi dice più è negativo il vostro potenziale di griglia più si sta spostando sulla barriera, meno è negativo il potenziale di griglia rispetto a questo zero qui e più si sta spostando giù il potenziale di griglia. Ora non è detto che questo sia zero, se questo sta a 100 volt, allora se questo lo mettete a 99 volt, questo è negativo rispetto a qui, quindi gli elettroni faticano a passare. Se questo lo riportate a 100 volt anche lui, questo è diventato piatto, praticamente la barriera non c'è più, gli elettroni passano tutti in massa. D'accordo? Quindi sulla base di quanto voi ostacolate, quello che voi farete è ostacolare il passaggio degli elettroni, sapendo che non li ostacolerete mai tutti, perché c'è comunque una coda esponenziale dovuta alla distribuzione di Boltzmann delle energie. Ricordate che è fatta così, l'esponenziale asintotico, qui questa è l'energia. Quindi se la temperatura è bassa la curva è messa così, se la temperatura è alta la curva è messa così, quindi mi spinge, più alzo la temperatura più gli elettroni vengono spinti verso le alte energie, comunque la temperatura del filamento è quella che è, mi darà una distribuzione, diciamo questa, in cui pur salendo con le energie cinetiche, quindi il livello qui sale, c'ho sempre meno elettroni, ma ce li ho teoricamente fino all'infinito, anche se poi in pratica non avverrà così. Quindi qui c'ho un numero di elettroni esponenzialmente decrescente salendo con le energie. Quando vado su con la mia barriera sto andando a testare questo numero di elettroni che ammetto passare. Se questo numero di elettroni che passano possono passare a valanga, allora praticamente questo diventa una resistenza zero. Da questo punto a questo, questa è resistenza zero, perché a questo punto qui si è trovato un potenziale decisamente più attrattivo per gli elettroni di questo. Quindi se la griglia non fa da barriera, questi passano senza nessun problema, praticamente sta a fare una resistenza. Se la griglia invece comincia a costruire su una solida barriera potenziale molto negativo rispetto a questo punto, se volete molto meno positivo, allora gli elettroni non riescono più a passare e questo affare si comporta come una resistenza molto forte. Allora è chiaro che se io ho un circuito in cui qui ho una resistenza che posso pilotare io, e qui ho una resistenza fissa, e allora nel momento in cui io qui la mia resistenza è bassa, ai capi di questa c'è una grossa differenza di potenziale, nel momento in cui questa resistenza diventa molto alta, ai capi di questa c'è una piccola differenza di potenziale. Quindi sostanzialmente quello che sta facendo il mio segnale alla griglia
è pilotare quanta resistenza si oppone al passaggio degli elettroni qua dentro, dal catodo all'anodo, quindi da qui a qui, nel caso di questa resistenza variabile, io muoverei con la mano fisicamente la mia resistenza. Invece qui non è la mano, ma è il segnale elettrico che muove la mia resistenza e decide sostanzialmente qual è la differenza di potenziale tra questi due punti. O se preferite tra questi due, o in una terza collocazione, avete l'alimentazione messa qui per esempio, e vabbè, ci sono, insomma, c'è tutta una serie di possibilità. L'importante è che voi abbiate due punti, diciamo questi due, dove avete un segnale che in qualche modo è pilotato dal segnale che arriva qui. Dopodiché fate differenze, somme, a seconda dei punti di circuito dove andate a prendere il vostro segnale, ottenete tutto quello che vi pare. Allora, per capire adesso quello un po' uso, cerchiamo di capire anche questo concetto di amplificazione. Allora, sostanzialmente voi potete fare con i vostri amplificatori due cose. Una è l'amplificazione analogica, quello che ho appena descritto, quindi in ingresso, diciamo che ho un potenziale in ingresso e un potenziale in uscita, che sono, allora, e ho delle curve cosiddette di amplificazione che potrebbero essere fatte così. Qui avete la zona cosiddetta di amplificazione lineare, che è quello che voi volete. Amplificazione lineare significa che un certo potenziale in ingresso qui si riscontra in un segnale diverso. O tipicamente, dov'è che uno vede l'amplificazione? Nel fatto che le unità in ingresso non sono le stesse delle unità in uscita. Tipica scena, qui c'è un volt, qui ce n'ho 2, qui ce n'ho 3, qui ce n'ho 10, qui ce n'ho 20, qui ce n'ho 30, così io so che una differenza di potenziale qui di un paio di volt mi diventa una differenza di potenziale di 20 volt da questa parte. Però voglio che l'amplificazione sia lineare, che vuol dire che se qui io ho due differenze di potenza, mi arriva un segnale con un primo picco e un secondo, questo è un volt e questi sono 2 volt. Va bene, quindi prima un segnale che da qui arriva qui, poi un secondo picco che poi si ritorna giù e un secondo picco che mi arriva qui e poi ritorna giù. Bene, io voglio che qui ci sia un primo picco di 10 volt rispetto alla partenza e un secondo picco di 20 volt rispetto alla partenza, quindi che le due cose restino proporzionali. Questo avviene nella misura in cui questa è una retta. È chiaro che se io in quel punto invece ho una roba di questo tipo, una parabola, allora vedete anche voi che questo volt viene trasformato, non so, in 5 volt e quest'altro volt viene trasformato in 10 volt di differenza, dove questo intervallo sono 5 e adesso io l'ho disegnato male, scusate, ma se guardate per la forma della parabola questo intervallo è più lungo di questo. Questa non è più un'amplificazione lineare e non è quello che noi vogliamo. Infatti, questa zona dove avete amplificazione lineare è quello che noi ci aspettiamo.